Sgombriamo subito da ogni dubbio, l'hai presa con la mano o no fuori area? Io sì, l'avevo presa con la mano pensando però di essere in area, sinceramente. Poi vorrei rivederlo comunque se ero fuori o comunque dal limite. Fuori di un probabilmente metro, circa, sì. Probabilmente o comunque nel momento in cui la palla ha scavalcato lì ho cercato comunque di mettere opposizione. Probabilmente non so se la prendevo, probabilmente la prendevo anche col muso, se non la prendevo con la mano, però onestamente sì. Quindi eri passibile di espulsione, no? Ma il regolamento prevede poi questo, cioè, questo è, non è discutibile. Poi sul gol invece com'è andata? Sul gol al 90esimo queste palle, abbiamo perso palla al limite dell'area, fra loro. Abbiamo sbagliato la linea, probabilmente la palla non doveva passare perché è passata bassa e è stato troppo da solo, quindi da sicuramente rivedere. Considerato il palo che hanno preso, un 1-1 che non è proprio ingiusto visto da fuori. Visto da fuori può sembrare anche così, comunque sia noi abbiamo avuto anche diverse occasioni per chiudere la partita e quello forse che ci è mancato. Poi loro noi siamo stati disattenti su due angoli dove hanno fatto la stessa identica cosa due volte di seguito e sono diventati pericolosi. Poi comunque sia per il resto della gara comunque noi eravamo sinceramente sul campo e stavamo facendo una buona gara secondo me. Però due punti buttati via per una squadra a cui ne servivano tre naturalmente. Sì, in dubbio, perché so che mi sembra a Cuneo e San Marino mi sembra che hanno vinto, sono punti persi, però è normale che non bisogna adesso metterci testa giù e dire ok, c'è rammarico, però dobbiamo subito pensare, cioè il calcio è bello che mercoledì c'è subito una partita dove dobbiamo recuperare, dobbiamo sicuramente fare bene. Non è parso un Treviso però brillante come altre volte, vivace, anche lucido diciamo in campo, il primo tempo ho giocato abbastanza male. Sì, ma probabilmente sono alcune partite, dipende come si mette la partita. Sono partite in cui le sblocca il primo tempo e riesce a giocare meglio, come poi abbiamo fatto nel secondo tempo, altre volte comunque quando non entra la palla cerchi comunque di fare gioco. Bocca al lupo per mercoledì. Crepi il lupo, grazie. Ma insomma tutto sommato è andata giustamente, anche Bellaria non ha meritato di perdere. Sì, no, l'unico rammarico è che ha preso gol al 90esimo, perché poi sull'1-0 dovevamo portare a casa i tre punti, però questo è successo e guardiamo avanti per mercoledì. Già siete mercoledì, però questo pareggio vi frena un po', no, in classifica? No, è un rammarico perché potevamo prendere due punti con la partita di mercoledì, potevamo arrivare a un punto e due punti dalla prima alla seconda, però importante che mo guardiamo avanti, ormai è passato e dobbiamo pensare a mercoledì. Forse con Casale e Rimini avete mostrato un calcio un po' più, un po' migliore diciamo rispetto a perché loro giocavano anche loro, questi giustamente sono venuti qua a chiudersi e per ripartire contro bene. Infatti il primo tempo abbiamo fatto pochi tiri in porta perché si sono chiusi, poi dopo aver fatto il gol un po' gli spazi sono aperti, qualche occasione l'abbiamo avuto, abbiamo fatto delle ingenuità anche sul palo loro, sul calcio d'angolo, e abbiamo fatto delle ingenuità e abbiamo preso gol. Una settimana importante per te, indimenticabile diciamo, per tante ragioni. Sì, no, l'unica cosa indimenticabile è che è mia figlia, poi il calcio va avanti. Tre gol insomma in due partite, sei tornato? Sì, ho avuto un momento tra squalifiche e qualche altra cosa, un po' così, adesso sto facendo quello che facevo prima. Con la Valenzana sarà un'altra partita più o meno come questa, loro non è che si butteranno l'attacco sconsideratamente, no? Sì, però credo che i valori sono diversi, che la Valenzana verrà qua, speriamo che gioca anche lei, non si chiuda dietro e cerchiamo di chiudere la partita più presto. Bocca al lupo, grazie. Grazie. Allora, esordio, pensavi qualcosa di meglio? Speravo, più che pensavo speravo, anche perché era arrivato il 90esimo, speravo magari l'esordio magari con una vittoria, sarebbe stato meglio. Quel pallone che hai spivuto anche dalle tue parti, com'è andato quel pareggio lì? Solitamente noi si marca in linea, cioè quando sono venuto qua si marca in linea, io sono sceso prima ma ha colpito davanti a me, quindi anche se io fossi sceso con la linea colpiva davanti a me, ha colpito davanti a me, solitamente non si marca uomo in aria. Quindi portiere e anche il tuo mister hanno parlato di un po' difetto di comunicazione diciamo fra i difensori in quel momento lì.
Ma quando ci sono queste situazioni qua non è che si possono analizzare, dovevi portare a casa il risultato, anche perché non era il primo, il decimo, il quindicesimo, nel novantesimo e la si prende palla e tutto e si cerca di non subire gol, è andata male e speriamo di rifarci il più presto possibile. Ci hai provato anche su punizione, sei uno che tira le punizioni. Sì, le calcio, poi sono stati bravi ragazzi che mi hanno concesso questo e ripeto, c'è stato poco tempo io spero di ricambiare la fiducia della società, la fiducia dell'allenatore con delle prestazioni, magari più, cioè, sin dalla prossima partita, insomma. Fisicamente come stai? No, fisicamente sto bene perché mi sono sempre allenato a Taranto. E poi se c'è qualcosa che magari non si hanno in 90 minuti sulle gambe, lo si deve sopperire con la voglia, perché è la prima volta che mi capita dopo 16 anni di professionismo, poi per mia volontà che non ho accettato in primis di scendere di categoria, però non mi era mai capitato di non stare con una squadra. Adesso sono contentissimo di star qui e spero di dare il mio contributo a questi ragazzi, perché fino a questo momento con l'aiuto del mister hanno fatto veramente grandi cose. Che autonomia hai in questo momento, diciamo, dei 90? Ma sai, giochi in un ruolo che non è che non è tanto dispendioso, quindi non ti so dire l'autonomia, anche perché in passato ho giocato tantissimo sugli esterni, quindi ho una buona gabbia toracica, magari si dice in gergo, per quanto riguarda l'aspetto organico. Vediamo, non sta a me giudicare, io mi sento bene, poi un calciatore vuole sempre giocare, però aspetta all'allenatore questo. Sarà una bella lotta anche con il ritorno prima di Girolamo, poi anche di Biagini, insomma siete in tanti adesso lì a contendervi il posto. Meglio che c'è questo perché è così, ci si deve far trovare tutti pronti e poi lì. È più una rogna per l'allenatore, per il mister. Stai cominciando anche a conoscere un po' questo campionato. Mercoledì c'è la Valenzara, che è una squadra di retroguardia, però già hai visto che il Bellaria, insomma, ti è dato da filo da torcere. Ma in questo momento non ci sono squadre di alto metà classifica, perché chi sta giù si deve salvare a tutti i costi, soprattutto quest'anno che ne retrocedono tre e poi quart'ultima e quint'ultima devono fare i play-out per poi giocare con l'altro girone. Quindi secondo me non ci sono più squadre dove puoi incontrare quella che deve vincere il campionato oppure dei play-off, ma devi incontrare anche squadre di bassa classifica che giocano alla morte la partita della vita affinché si possano salvare oppure si devono allontanare l'un dall'altra, insomma. Siete ancora in grado secondo te di puntare i primi due posti nonostante questo pareggio? Abbiamo una partita da recuperare che le altre non hanno, vediamo partita dopo partita, però credo che con questa mentalità, con questo spirito, secondo me si può fare qualcosa. Poi se non si acciuffano i primi due posti c'è sempre i playoff, anche perché qui il nome di Treviso è molto blasonato a livello di piazza, però non dimentichiamo che questi sono dei ragazzi che hanno vinto un campionato e possono essere, è una matricola per la categoria, al di là del nome blasonato del Treviso Calcio. Quindi in bocca al lupo, grazie.